Ciao ragazzi, bentornati su Profisi Tech per un nuovo video build configurazione PC gaming, ovviamente, con la quale vi mostro come si può giocare bene, ora come ora, a fine 2022, in 1440p senza spendere un patrimonio. Quindi come mi muoverei io se l'obiettivo fosse quello, ovvero cercare di giocare in quota HD con budget però non esagerati, stando chiaramente alla situazione prezzi attuale. Allora, intanto oggi è il venerdì nero, è ufficiale, è arrivato il vero e proprio, in teoria, Black Friday. Siete sempre invitati a fare un salto sul nostro canale Telegram per non perdervi eventuali nuove offerte, anche perché, ecco cosa importante, è partito il 20% di sconto su una selezione di prodotti dell'Amazon Warehouse. Ciò detto, questo contenuto vi potrà tornare utile anche dopo il Black Friday, perché non è strutturato attorno a chissà quale offerta del momento. Sì, ci sono ancora delle offerte attive che ci permettono di risparmiare qualcosina, ma ad ogni modo vedrete che si potrà realizzare un PC simile più o meno con le stesse cifre anche la settimana prossima e insomma a dicembre. Ma è Black Friday pure su KissFan, guarda un po', si parla di PC, una key per il sistema operativo ci vuole, e allora perché non approfittare degli sconti che ci sono anche su KissFan, per esempio per prendere Windows 11 Pro a circa 13 euro grazie al coupon PTN50. Applicarlo, ragazzi, è una cavolata. Vi ricordo che potete pagare tranquillamente anche con PayPal e che la chiave vi arriva via mail nel giro di pochi minuti. Se siete interessati, trovate tutto quanto giù in descrizione. Penso che questo sia uno degli ultimi contenuti dove vi porto build con piattaforme non di ultima generazione. Forse in questi giorni proprio vi sparo anche qualcosa per chi può spendere al massimo 1000 euro. Però ecco, vi volevo dire che prossimamente mi dedicherò ai nuovi Ryzen 7000 e agli Intel Core serie 13, perché oltretutto i prezzi si stanno abbassando, soprattutto quelli dei Ryzen 7000 sono abbastanza crollati in questi ultimi giorni. Su Amazon Germania il Ryzen 5 7600X è sceso a 269 euro, le DDR5 pure stanno calando, insomma si inizia a ragionare, quindi nei prossimi giorni, settimane, mi concentrerò sulle nuove piattaforme, sui processori di ultimissima generazione. Detto questo, fatemi ribadire ancora una volta per tutti coloro che adesso o a dicembre, sotto Natale, sotto le feste, vogliono farci un PC principalmente per giocare, che processori come il Ryzen 5 5600 di AMD ed il Core i5 12400F sponda Intel vanno ancora benissimo, pure abbinati a schede video piuttosto potenti. Se volete stare bassi con il budget, soluzioni del genere vi aiutano, perché non costano tanto e comunque vi ritrovate una build bilanciata, nel senso che la GPU, la scheda video, lavora come dovrebbe. Ok che i prezzi di Ryzen 7000 si stanno, come detto, abbassando, ma comunque prendere ad esempio un Ryzen 5 5600, una B550 e delle RAM DDR4 costa ancora un bel po' meno rispetto a prendere un 7600X, una B650 e delle buone DDR5, facendo sempre un esempio lato AMD. E fondamentalmente ribadisco, se si tratta di giocare in modo tranquillo in quad HD, e per tranquillo intendo che non siete tra quelli che pure nel AAA di turno volete abbassare il dettaglio grafico per fare più FPS possibili, ma vi interessa giocare a dettagli massimi un po' a tutti i giochi senza stare lì troppo appresso, ecco, al frame rate. Se si tratta di giocare in modo, ripeto, tranquillo in quota HD con una RX 6750 XT, una 3070/3070 Ti o anche un RX 6800 liscia, non è che con il 7600X, sempre per citare lui, cambi chissà cosa rispetto ad un 5600. Sì, magari in alcuni giochi particolari, nello specifico, potete avere un miglioramento con il 7600X delle prestazioni, ma comunque parliamo di casi specifici e la differenza non è una roba grossa, ok? Non qualcosa che ti fa dire, che fa dire alla maggior parte di voi, ok, vale la pena spendere 300 euro in più per la piattaforma nuova, perché se vi fate due conti parliamo di quello. Poi è chiaro che se puntiamo a schede video più potenti, allora il discorso è diverso, così come se parliamo di competitive gaming. Se volete giocare ad FPS molto elevati nei vari sparatutto multiplayer, vi ho già spiegato tante altre volte come lì
il processore ricopre un ruolo fondamentale e ha assolutamente senso guardare alle nuove generazioni, insomma ai processori più veloci che offre il mercato. Parto dalla scheda madre, così chiudiamo subito la pratica piattaforma. Lato AMD, le B550 che solitamente vi consiglio da qualche mese a questa parte sono la Gaming X V2 di Gigabyte, che in genere potete trovare sui 130€. Non è la board della vita, parliamoci chiaro, ha una connettività piuttosto povera, però fa il suo, per il 5600 va benissimo, e poi ha una particolarità perché dispone del connettore per l'USB C frontale del case, che è una cosa piuttosto difficile da trovare sulle B550, infatti di solito ce l'hanno solo quelle di fascia più alta. O alternativamente c'è sempre la TAF di Asus, che costa un po' di più ed è a 360 gradi una scheda migliore senza dubbio. Ecco, a questo manca per dire l'Ether per la Type-C, però a parte ciò, come fa, si è messa meglio e ha anche una connettività superiore, più porto USB, ma soprattutto la 2.5 gigabit LAN, mentre la Gaming X ha la gigabit. Se volete invece andare su Intel, tra le B660 meno costose, quella che mi convince di più continua ad essere anche qui la Gaming X, sempre di Gigabyte, che potete trovare sui 170€, una cifra del genere, e parliamo di una scheda madre ovviamente di DDR4. Con Intel andiamo a spendere un po' di più, questa è una cosa che già vi ho detto varie volte, perché il 12400F costa una trentina di euro in più mediamente del 5600, anche facendo un confronto tra le board, Gaming X versus Gaming X ballano un 30-40€, costa di più la B660, però c'è anche da dire che B660 è una piattaforma più recente e si vede anche a livello di caratteristiche, è migliore. Ok, perché ad esempio, visto che ce li stanno tirando letteralmente addosso, quelli sì, gli SSD sono una delle cose che si compra meglio in questo periodo, ci sono tanti SSD Gen 4 a prezzi veramente buonissimi. Su la B550 potete farne andare al massimo uno, perché avete un solo slot PCI Express 4.0, mentre con la B660 arrivate a due con la Gaming X, quindi potete, per dire, non farvi problemi nell'acquistare due, appunto, SSD NVMe e Gen 4. Poi oltretutto la B660 Gaming X ha la 2.5 gigabit, l'altra 9, l'ho già detto, ha la gigabit e basta, e quindi pagate di più ma avete anche qualcosa in più a livello di piattaforma, su questo non c'è dubbio. Come prestazioni, grandi differenze non ce ne sono, insomma quello che vi devo dire ve l'ho detto, poi in descrizione trovate entrambe le configurazioni, valutate voi in base anche alle vostre preferenze. Parlando di RAM, per giocare i 16 GB vanno ancora bene, naturalmente in configurazione due moduli da 8. E per AMD puntiamo ai 3600 MHz, tanto con DDR4 si spende comunque poco, mentre con il 12400F vi consiglio le 3200 MHz, perché altrimenti rischiate che ad esempio con delle 3600 MHz, quando attivate il profilo XMP da BIOS, non vi vanno in Gear 1 ma in Gear 2, e non è una buona cosa per le prestazioni. Forse per qualcuno, anzi sicuramente starò parlando arabo, ma poco importa. Ripeto, il succo è che per la configurazione Intel con il 12400F preferisco consigliarvi le 3200 MHz. Oh, vi lascerò giù in descrizione un po' di case tra i quali poter scegliere in base ai vostri gusti. Quello che ho utilizzato per la build è l'NZXT H510 Flow, quindi quello con il frontale mesh, perché se non c'è il mesh non ci piacciono. No, non è vero, ma comunque meglio. È un po' che ve lo volevo portare in un contenuto perché mi piace. Esteticamente questo design minimal ha sempre il suo fascino, e poi soprattutto, questo è il motivo principale, ci è capitato di postarlo spesso ultimamente su Telegram ad 85€, che sarebbe poi il suo prezzo, la versione bianca e nera, a dire il vero. E preso a quel prezzo ci sta. Poi onestamente non ci spenderei di più, a meno che non vi piaccia proprio particolarmente a livello estetico, però se lo trovate a quelle cifre non è affatto male. Ovvio che se inizia a costare 100€ c'è di meglio a quel punto, più che altro perché ha un top molto limitato, può ospitare infatti solo una ventola da 120 mm, che comunque per una build come questa, dove usiamo un dissipatore ad aria,
non è un problema. Però sì, in generale i soliti Antec, ad esempio nel momento in cui registro il video, il DF700 Flux sta a 105 euro, sono sicuramente soluzioni che vi offrono di più. Vi segnalo anche il Cooler Master Masterbox TD500 Mesh, che è in offerta ad 89 euro, la versione bianca, e non è affatto male pure quello, anzi sotto i 100 euro, se fosse ancora disponibile e vi va bene il case bianco, non vedo tanto di meglio. Insomma, ripeto, giù in descrizione vi lascio un po' di opzioni. Lato dissipazione, sia il Ryzen 5 5600 che il 12400F scaldano poco, ormai lo sapete benissimo, e quindi un dissipatore ad aria a singola torre va più che bene. Ci sono ad ottimi prezzi sia i soliti AK400 di Deepcool, versione bianca e versione nera, che i Thermalright Assassin 120SE, che costano ancora meno. La versione con 4 heat pipe, per dire, la pagate circa 22 euro e rotti, che è veramente poco, e anche la ventola RGB. Però se non erro, queste offerte dei Thermalright sono valide solo per gli utenti Prime, eh? Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare sia così. Quello che vedete invece installato nella build è il nuovo Deepcool AK400 Zero Dark Plus. Plus perché ha due ventole da 120 mm, ma c'è anche la versione singola ventola. E ragazzi, quanto è figo! Cioè, in una build così Total Black ci sta... e da paura. Poi vabbè, io sono di parte perché amo i dissipatori ad aria e questo esteticamente è tanta roba. Ovvio, è una cosa prettamente estetica, perché la K400 normale è identico, quindi le prestazioni non cambiano. Però diciamo, ecco, che gli amanti del tutto nero dei sistemi Black Stealth ora sanno che esiste pure questo Zero Dark. E c'è anche la K620, quello più grosso, se vi interessa Zero Dark. Per quanto riguarda alimentatori ed SSD, vi rimando direttamente alla descrizione. Ci sono ancora delle offerte attive, valuterò nel momento della pubblicazione quali sono secondo me le scelte migliori e ve le riporto giù. Scheda video e prestazioni. Parto con il dirvi che ultimamente faccio un po' fatica a consigliarvi Nvidia, e non credo di essere il solo. Io non capisco tutto questo stock di serie 30 che fine abbia fatto. Ce le dovevano tirare addosso, invece la situazione prezzi disponibilità è andata quasi peggiorando in questi ultimi 2-3 mesi, e potete constatare benissimo voi stessi quanto dico facendovi un giro su Amazon o su altri store. Ma basta pensare che agli eventi passati di Amazon, Gaming Week, Prime Day, ci capitava spesso, me lo ricordo benissimo, di postare sul canale ottime custom, ad esempio di RTX 3070 Ti a 650 euro, e anche meno, nuove, cosa che oggi non avviene più. Quindi per una build così, se vuoi una Nvidia senza andare a spendere troppo, c'è la solita RTX 3060 Ti, la Zodiac è andata in leggero sconto a 500 euro, qualcosina in più di 500 euro, ma non è l'affare della vita. Francamente mi aspettavo qualcosina in più, soprattutto nella settimana del Black Friday. Bravissimo chi ha comprato la RX 6800 liscia a 500 euro, quella che vi avevo sponsorizzato diciamo tanto nell'ultimo video, era il vero affare di questo Black Friday. Infatti sono durate quanto? 2 giorni? Una cosa del genere. E tra parentesi, nel caso tornassero a quei prezzi, state certi che le vedrete comparire instant sul canale Telegram. Però ecco, in generale, dall'altra parte abbiamo invece le schede video AMD, che nelle ultime settimane sono calate parecchio di prezzo. RX 6750 XT, la 6800, la 6800 XT, la 6900 XT si trovano o si sono viste spesso a buoni prezzi, e sono schede che viaggiano molto bene. Non il ray tracing va bene, ma la rasterizzazione senza dubbio. Per una build come questa non mi spingerei francamente oltre la 6800 liscia, e ci vedo benissimo sicuramente una RX 6750 XT, che insieme al Ryzen 5 5600 o al 12400F formano proprio una bella coppia. Combo che ho testato su ben 15 giochi differenti tra gameplay e benchmark, che starete già vedendo, e dunque vi potete fare benissimo un'idea di come va questo PC in gaming. Le prestazioni 1440p sono buone, sono ottime. In rasterizzazione siamo più o meno in linea con quelle di un RTX 3070, che però costa parecchio di più. A dettagli ultra comunque alti
siamo sempre in tutti i casi sopra i 60 fps di media, e queste schede AMD oltretutto volano su Call of Duty Modern Warfare 2 in codec HD con i dettagli bassi, insomma quelli che si usano tipicamente per il competitive, con il benchmark integrato, che è una figata, simula un match multiplayer, e siamo intorno ai 150 fps di media, e state vedendo poi anche i gameplay. È chiaro invece che su Warzone, che è più pesante, si fanno meno fps, però ad ogni modo è giocabile. E ribadisco, non stiamo parlando di una configurazione verticale per il competitive gaming, perché in quel caso si parte da un processore più veloce, ma in modo tranquillo vi potete godere anche gli sparatutto multiplayer. La 6750 XT, la custom di XFX montata nel PC, che tra l'altro è una buona personalizzazione, è una triventola, va bene. Ultimamente balla tra i 450 e i 480 euro, insomma la si può trovare facilmente sotto le 500 euro, e questa build con la 6750 XT vi viene a costare circa 1150 euro, 1200 invece se optate per Intel con il 12400F e chiaramente B660. Se volete una Nvidia, come detto, l'alternativa simil budget è la 3060 Ti, che va meno in rasterizzazione, ha meno VRAM, 8 GB contro i 12 della 6750 XT, e ha anche i suoi pro, ci mancherebbe, che sono sempre quelli DLSS, va meglio il ray tracing, Nvidia encoder, eccetera eccetera. Sul canale trovate un video dove vi parlo proprio dei pro e i contro, diciamo che ci sono tra Radeon RX 6000 e Nvidia serie 30. Se risaltasse fuori un RX 6800 ad un buon prezzo, magari ve la segnaliamo su Telegram, ecco, tornano in stock a prezzi buoni le XFX, e ci può stare, come detto, anche quella in questo PC, e andate a guadagnare non pochissimo, perché c'è un boost prestazionale, un salto prestazionale, fate un salto prestazionale rispetto alla 6750 XT di circa il 17-18%, sempre in coda HD. Ragazzi, mi fermo qui, da adesso in poi di build sul canale YouTube ne vedrete parecchie, anche di fascia, anzi soprattutto di fascia più alta, perché come detto forse a brevissimo arriva qualcosa di più economico rispetto a questa per giocare in full HD, ma poi il focus si sposterà sui componenti di ultima generazione, quindi inevitabilmente saliremo con il budget, arriveranno build più sostanziose, ecco. E se vi interessa iscrivetevi al canale, così non vi perdete questi prossimi contenuti, e sempre se ci avete voglia ci vediamo appunto con uno di questi nuovi video. Ciao.